Un momento. Un momento. Vai, azione. Un momento. Un momento. Non mi importa, eh? Ora accatto niente. Ma come si permette? E chi è lui? Non si preoccupi, signora. Io non mi sto preoccupando. Solo con Bugliavia non ci ha scassato. Sono il commissario Montalbano. Beh, che grandissima camorria. Bene, per chi lo furta niente. Mio marito mi chiamò e mi disse che l'ha chiamato perché io non l'ho convocato. Si è scantato che fra poco si cagava i pantaloni. Posso entrare? Prego. Si accomodi, commissario. Mi perdoni, sono stata scortese e sgarbata. Cosa le posso offrire, commissario? Sono a posto così, grazie. Che a Monte Rossello abbiamo avuto un furto. Ho tirato a indovinare e il suo marito ci è cascato. Ah. Devo proprio dirle per filo e per segno come sono arrivata a capire che lei aveva intenzione di ammazzare suo marito? O posso risparmiare il fiato? Se lo farà. Aveva pensato a una bella messa in scena, vero? Poteva funzionare. E quella che se sbaglio. Una delle prossime notti che dormita a Monte Rossello, lei sveglia suo marito dicendo che ha sentito fuori una rumorata sospetta. Lo convince ad armarsi e a uscire. Appena lui è fuori, lei da dietro gli dà una gran bella botta in testa. Giacomina Gross, messi i panni di finto ladro, indossa quelli di vero assassino. Spara a suo marito con la pistola che lei gli ha fatto accattare, l'ammazza e sparisce. Lei racconterà poi che il suo povero marito è stato pigliato a botte, disarmato e ucciso dal ladro. All'incirca la cosa doveva andare così, no? Più o meno. E lei ha capito anche che le mie sono chiacchiere, cose al vento, che non ha niente di concreto per spedirle in carcere. Certo, ho capito. E avrà magari capito che se succede qualcosa di male ad Annibale Nervoso, la prima persona che va dentro è lei, seguita dal suo amichetto Giacomino. Deve pregare che non gli venga manco un leggero mal di pancia, perché io l'accuserò di volerlo avvelenare. Mi permette una domanda, commissario? Dov'è che ho sbagliato? Il suo errore è stato mandarmi la lettera anonima. Io? Ma di quale lettera anonima sto parlando? Una lettera nella quale si diceva che suo marito voleva farla ammazzare perché aveva scoperto che le tradiva. Ma io non ho... È stata quella grandissima testa di minchia di Giacomino! Quel culo cacato! Ti tira con un re! Dai! Motore, partito, azione! Beh, sono belli, eh? Sei stato fortunato. Che fortunato! Sono stato bravo. Non puoi capire, i mercati del nord adesso come sono diventati complicati. Arrivano gli speculatori americani e comprano tutto in tanto archivio. Bisogna sapersi muovere. Immaginate quel bracciale, quanto è stato complicato prenderlo in una cascina di campagna. Sì, ma speriamo di venderli presto. La nota non la porti domani? Sì, certo. Adesso che c'è? Che vuoi? Dai, sono fare lo stupido. Lo sapevo che l'avevi già finita. Ci stiamo divertendo qui, Due. Bianca, buonissima, bellissima. Un po' più cara. Ma quanto più cara? Ah, giusto. Non tanto che una signora come te non si possa permettere. Ti va se lo vogliamo un po', eh? Ce la facciamo un po' insieme, ce la provo.
Ma tu lo sai che non mi ricordo più come è stato quando abbiamo cominciato? Ah, uno, due anni al massimo. Forse qualcosa. Ma sì, non voglio dire questo, io lo so quando è stato. Come è successo, però. Cioè, che mai detto per convincermi? Io non me lo ricordo, non riesco a ricordarlo. Perché è importante. No. Penso di no. Top, finita? Sì. Bravo, mi è piaciuto. Direi. Grazie. Partito, azione. I giornali borghesi mi fanno altro che parlare di tuo Ferrari, del tuo Vaini. E te invece non parla nessuno perché non è una lira. Che cosa sei, un politico? Rapina e banda armata. Allora le rapine le fai anche tu? Ma mi avrei comprato il Ferrari. E per chi? Per la rivoluzione? Per tutti. Per l'umanità, ma pure per te. Pure per te, sì, anche per te. Grazie. Che cosa vuoi da me? Non senti poi si mette a studiare architettura del XVIII secolo. Voglio una laurea. Ah, ma addirittura. E che c'entra uno con la passione per l'architettura con uno che pensa alle Ferrari? Perché le Ferrari sono la Cappella Sistina di oggi. Infatti, a me anche la Cappella Sistina mi fa schifo. Scusami, ma non capisci un cazzo, amico politico. Perché a te piacciono tutti quegli angeli, quei santi, eh? Tutte quelle valle lì. Moltissime. Io ti ho capito, te c'è una sola cosa in campo adesso. Scappare. Scappare da qua è impossibile. Da solo non ce la fai. Non ti puoi fidare di nessuno. Di nessuno di quelli come te. Ma di quelli come me sì. Perché non lo fai per la Ferrari, no? Ma per l'umanità. Esattamente. Esattamente. Pensa prima che io sia un biscolo. Ma di un biscolo ti puoi fidare. Sono quelli furbi che ti fregano. Vieni. Ok. Stop. Va bene. Ti puoi mettere più vicino a lui? Perfetto, ok. Partito, Chuck. Azione. Io lo so che sei. Come hai fatto? No. Ho trovato qualcuno che mi conosce più di me. Tu sei bene, dove? Perché si non fanno altro che parlare di Ferrari 2 e dei miliardi che c'hai? Invece io ne parlo a me sciolto. Perché non devi una lira. Che cazzo sei un politico? Banda armata. Rapine. Quella zia ti piace a fare a me. Si vanno per comprare le Ferrari. No. E come fai pari con lo zio? Per tutti. L'umanità, pure per te. Wow, grazie. E mo fammi capire una cosa, ma dammi che cazzo. Tu non sei il tipo che si mette a studiare architettura del XVIII secolo, no? Mi voglio fare una laurea. Sì. E che c'entra la passione per l'architettura con uno che pensa sulle Ferrari? Penso che la Cappella Sistina sia il passato, la Ferrari è quello che abbiamo oggi.
Infatti a me me la scrivo, lo scrivo grave, dai. E infatti, amico mio politico, tu non capisci proprio un cazzo. E a te invece ti piace di star, l'angioletto, tutte quelle stronzate, assai. Io t'ho capito a te. T'ho capito. Tu vuoi solo una cosa da testa, è vero? Scappa. Non si esce ad H. Usano tutti. No. Da soli no. E qua dentro non ti puoi fidare di nessuno. Di nessuno di quelli come te. Ma di uno come me sì, però. Perché? Perché tu non mi fai più Ferrari? Perché tu fai per l'umanità? Esattamente. Pensa pure che sono fesso. Pensalo. Però i fessi intanto non ti tradiscono. Sono i furbi quelli che ti fregano. Ok, ottimo, bravo. Vai. Ciao, sono Federica Bigone, ho 27 anni, sono la Corso Palermitana, vivo a Palermo. Sono alta 1,71 m, la mia agenzia di appartenenza è Colleghi Management e ho studiato all'Accademia di Mario Puella. Ok. Partito, azione. Io lo so chi tu sei e quel che tu hai fatto. E allora ne sai più di me. Tu sei il Veneto. La vina, il gioco d'azzardo e la vita. I giornali borghesi hanno fatto che parlate di tuo Ferrari, di tuo Vaini. E te invece non parlo nessuno perché non è una lira. Che cosa sei, un politico? Rapina e banda armata. Allora le rapine le fai anche tu? Ma mi avrei comprato il Ferrari. E per chi? Per la rivoluzione? Per tutti. Per l'umanità, ma pure per te. Pure per te, sì, anche per te. Grazie. Che cosa vuoi da me? Tu non senti che si mette a studiare l'architettura del XVIII secolo? Voglio la laurea. Ah, ma addirittura. E che c'entra uno con la passione per l'architettura con uno che pensa alle Ferrari? Perché le Ferrari sono la Cappella Sistina di oggi. Infatti, a me anche la Cappella Sistina mi fa schifo. Scusami, ma non capisci un cazzo, amico politico. Perché a te piacciono tutti quei... quell'angeli, quei santi, eh? Tutte quelle valle lì? Moltissimi. Io ho capito a te. Te c'è una sola cosa in campo adesso. Scappare. Scappare da qua è impossibile. Da solo non ce la fai. Non ti puoi fidare di nessuno. Di nessuno di quelli come te. Ma di quelli come me sì. Perché non lo fai per la Ferrari, no? Ma per l'umanità. Esattamente. Esattamente. Pensa proprio che c'è un biscolo. Ma di un biscolo ti puoi fidare. Sono quelli furbi che ti fregano. Vieni. Ok. Stop. Va bene. Dai. Motore. Partito, azione. Avanti. Me lo aspettavo. Guardi, io ammiro il suo gesto, ma questa è un'azienda che sta sul mercato. Non posso dare aumenti a nessuno. No, ma io non voglio un aumento. Io volevo chiederle un periodo di part-time. Adesso con 5 ragazzi. Mi faccio vedere la manica. Avanti. Ricorda? È la prima cosa che le ho chiesto di mostrarmi quando l'ho assunta. E allora la fede non c'era. Si ricorda il consiglio che le diedi? Di non sposarmi. E invece cosa ha fatto? Si è sposata dopo nemmeno un anno. Mi sono innamorata. Mio marito, oltretutto, è un cliente, l'ho conosciuto qui.
e ha subito fatto un figlio e poi un altro, e ora altri tre. Io non ho mai permesso alle mie gravidanze di creare un problema all'azienda. Direttore, me lo dà questo part-time oppure no? Si tratterebbe solamente di un periodo temporaneo. E va bene, ma le condizioni le decido io. Le potrà capitare qualsiasi turno e non me le faccio pentire. Ok, perché motore partito, azione. Avanti. Me lo aspettavo. Guardi, io ammiro il suo gesto, ma questa è un'azienda che sta sul mercato e non posso dare aumenti a nessuno. Veramente, direttore, io non sono qua per chiedere un aumento. Sono qua per chiedere un periodo di part-time, sa, con 5 ragazzi. Vi faccio vedere la mano. Avanti. Ricorda? È la prima cosa che l'ho chiesto di mostrarmi quando l'ho assunta, e allora la fede non c'era. Si ricorda il consiglio che diedi? Di non sposarmi. E invece le cose fatte? Si è sposato dopo la mia domanda. Mi sono innamorata. Mio marito era un cliente. E qui che ci siamo conosciuti. E ha subito fatto un figlio e poi un altro, e ora altri due. Ma io non ho mai... Questo non ho mai... Non ho mai permesso che le mie gravidanze creassero un problema per tutta l'azienda. Mi prego, direttore, mi dia questo part-time. È solo per un periodo temporaneo. E va bene, ma le condizioni le decido io. Le potrà capitare qualsiasi turno e non mi faccio mentire. Grazie. Che altro c'è? Ho saputo che si è liberato un posto. Un posto? Sì, è di polizia. Ma lei ha già un posto. Alle casse. Ma le pulizie le posso fare al mattino prima di lavorare e poi posso prendere il mio posto come tutte le mattine, come sempre. Ma come fare? La prego, direttore. Mio marito ha perso il lavoro. La prego. Ok, brava. Aspetto seduto o anche seduto, dai. Motore partito, azione. Non me l'avevi detto quando ti ho preso nella mia squadra che avevi l'abitudine di fare dei briefing alle 2 del mattino. Mi scusi, dice questo, e gli ho mandato un messaggio, non pensavo che mi rispondesse subito. Però in effetti, visto che sto operando sotto copertura, è anche meglio vedersi di notte. Come no, come no. Però devi dormire ogni tanto, sennò finisce che ti rimbambisci e fai un casino. Allora, come va con Zeno Cognoli? Bene. Siamo diventati amici. È un ragazzo a posto. Lavora in un compro-oro. È innamoratissimo dalla sua ragazza, che si chiama Nicola. Fa il quarto anno di liceo. È figlia di una professoressa di latino e greco single. Per il resto, Zeno Cognoli si allena alla palestra di pugilato di suo padre. Hai cominciato ad allenarti con lui? Sì. Ma per il momento non ho notato niente di strano. È una palestra come le altre. L'idea che mi sono fatto è che Zeno non sappia niente dei traffici del padre. Forse hai ragione, e vuol dire che è molto ingenuo. Ma la stessa cosa non si può dire di Massimo Cognoli. Allora, domani devi farti trovare la finanziaria. È venuto un uomo a cercarti. Come d'accordo ti hanno coperto e hanno detto che ti hai ripreso un giorno di ferie. Ma quello torna domani perché vuole parlare proprio con te di un prestito. Sono sicuro che lo manda Cognoli per controllare. Domani ci sarò. E lui, Zeno? No, non stavo dormendo. D'accordo. Mandami l'indirizzo. Ci vediamo lì tra mezz'ora. Dice che c'è una festa, lui ci sta andando con la sua ragazza. Mi raccomando, tieni gli occhi aperti, ispettore Bianchi. Come vede, li tengo aperti anche di notte, vicequestore. Meglio di così. Ok, bravo. Due correzioni solo me. Hai fatto così un paio di volte, ok? Motore, partito, azione! Allora, lei è l'unica incensurata del gruppo degli arrestati. Per sapere qualcosa su di lei siamo dovuti ricorrere agli attestati scolastici. Qua c'è tutta la sua vita, mi guardi? Una vita onesta, pulita,
Senza macchia. Che ci faceva una come lei col gruppo di persone che abbiamo arrestato? Mi risponde? Guardi che lui è uno dei più pericolosi criminali d'Italia. Mi guardi? Non ci posso credere che una ragazza come lei sia innamorata di uno come lui. Mi risponda. Ci dica quello che sa. Mi risponde? Mi guardi? Mi guardi? Lo sa come fa per vivere, lo sa oppure no? Eh? Lo sa come fa per vivere? Spaccia droga! Spaccia droga! Solo il mese scorso nella provincia di Venezia ci sono state 5 morti per overdose, senza contare gli omicidi, gli assassini e tutto il resto! Lo sa quante famiglie ha rovinato? Mi guardi! Lo sa quante famiglie ha rovinato? E come può lei stare con lui? Mi dica, mi risponda! Per cosa lo fa? Per i vestiti, per le pellicce, per che cosa? Mi risponda, mi guardi! Stop. Motore partito. Chuck. Procuratore Felicia Seconda. Azione. Cosa mi deve dire? Ho bisogno di interrogarla, signora. Ancora? Ho solo 20 anni che parlo. No, questa volta non basta. E perché? Che c'è di nuovo? Facciamo il processo. Cosa, scusi? Portiamo un badalamento in tribunale. Ma lo sta in America, lo riporta in Sicilia. Non credo, ma di questo lei non si preoccupi, in qualche modo faremo. E deve dire solo se se la sente di testimoniare. In tribunale, davanti a tutti. Non sarà facile. Ho il dovere di dirglielo. Le aule di giustizia non sono come quelle dei film. O le giurie che ascoltano, partecipano, riflettono. Nella realtà tutto avviene in modo rapido, cinico. Molti testimoni pensano che saranno ascoltati, che potranno raccontare la loro storia dall'inizio, ma non è così che funziona. Bisogna essere lucidi, forti, pronti, rispondere subito e seccamente, specie quando ci si trova davanti personaggi come quello. Se lei non se la sentisse, io lo capirei benissimo. Lei non ha capito, dottoressa. Io non vedo l'ora di entrare in tribunale. In quell'aula. Ma da quando è morto mio figlio che aspetto quel momento. Non ho paura e non ne ho mai avuta. Sono pronta. La riconosco quella luce che ha adesso. Negli occhi, sulla bocca. La stessa che aveva suo figlio. Complimenti, per me sei bravissimo. Partito. Chuck. Paolo e Roberto Seconda. Azione. Posso sapere adesso dove sei stato stanotte? Dal pugile. Che sei impazzito. Chi voleva quello davvero? Un altro incontro dei suoi? No, no. Dobbiamo fare una cosa per lui. Ho detto che non dobbiamo fare più niente con lui. Ricercato la polizia. Papà non lo deve sapere. Come non sai da chi ho avuto i soldi che gli ho dato. Ma non li avevi niente agli incontri? No. Mi sono fatti prestare dall'unica persona che poteva farlo e ora devo restituirli. Ma se facciamo questa cosa, guadagna un po' di tempo e il debito si brucia a 10.000 euro iniziali. Ma perché? Quanto gli devi? Il quadro qua. Ci mancano gli strozzini, però. Siamo costretti, no? Preferivi che papà e mamma finivano per strada? No, Roberto. A me quella gente fa paura. Quella gente che non scherza. Ci sono qua io che te lo leggo, tranquillo. Non devi avere paura di niente. Ok. Meglio. Meglio. Hai abbassato. Motore partito. Chuck. Azione. Fallo entrare, galera, che devi fare? Buongiorno, commissario. Sono Marisa Lo Schiavo. Piacere, Montalbano. Si accomoda. Senta, commissario, non perdiamo tempo.
Immagino che lei mi abbia voluto vedere perché vuole sapere della mia relazione con Guerrassi, giusto? Giusto. Allora, non ci vediamo da 2 mesi. E l'ho lasciato io. E perché? Perché? Per il motivo più banale del mondo. Mi aveva promesso che avrebbe lasciato la moglie e sarebbe venuto a casa con me. Poi non l'ho fatto. Capisco. E di conseguenza avrà lasciato anche il signor Di Giovanni. No, Stefano non l'ho lasciato. Ha lasciato la moglie per lei? No, non me l'ha mai detto. Dopo la scomparsa della moglie, Guarracci ha cercato di mettersi in contatto con lei? No, però penso che lo farà. Stop! Motore! Magistrato, impastato, prima! Azione! Cosa mi deve dire? Ho bisogno di interrogarla, signora. Ma ancora? Sono 20 anni che parlo. Non basta. E perché? Cosa c'è di nuovo questa volta? Andiamo in tribunale. Cosa, scusi? Facciamo il processo a Badalamenti. Ma non sta in America, lo riportano in Sicilia. Non credo. E comunque lei di questo non si deve preoccupare. Non è un problema. Lei deve preoccuparsi soltanto di una cosa. Mi deve dire se se la sente di andare in tribunale e parlare, testimoniare davanti a tutti. Non sarà facile. Io ho il dovere di dirglielo. Le aule di tribunale non sono come quelle nei film, dove la giuria riflette, ascolta, interagisce. Nella vita reale è tutto molto rapido, civico. Molti testimoni pensano che arrivano in tribunale, possono esprimere i propri sentimenti, possono dire la propria, possono raccontare la loro storia dall'inizio. Non è così che funziona. Bisogna essere forti, rapidi, cinici. Bisogna rispondere subito e seccamente, soprattutto davanti a un personaggio del genere. Signora, se lei non se la sentisse, io capirei benissimo. No, lei non ha capito, dottoressa. Io non vedo l'ora di entrare in tribunale. È da quando è morto mio figlio che aspetto questo momento. Non ho paura. Mai avuto. Adesso sto riconoscendo quella luce che ha negli occhi e nelle labbra. È proprio come quella di suo figlio. Stop, sei stata brava, ma 2 volte è uscito la lingua. Ah. Era un po' secca. Vabbè, lo faccio? Sì, lo facciamo. Motore? Sirena, seconda. Azione. Devo solo scegliere l'occasione in cui metterlo. Vediamo. Quando faccio gli incontri con i genitori degli allievi oppure quando vado alle poste. Se non te lo metti, daglielo a Laura, magari a qualche amica che invece lo sfrutta. No, no, me lo metto come? Anche a costo di girarci da sola per casa, ma me lo metto. Mi tira su il morale. Un vestito così mi fa passare la depressione. E da quando in qua c'è la depressione? Ma non ce l'ho solo perché non ho il tempo per averla. La depressione viene a chi ce la può permettere. Gli altri si lamentano e vanno avanti lo stesso. Come stai? E come devo stare? Come una vecchietta, dai, ma insomma tutto bene. Le analisi erano buone, anche i valori della transaminasi. Sto bene. No, non è vero. Non sta bene per niente. Dice che non ci vede dall'occhio destro. Il medico della mutua le ha preso l'appuntamento il mese prossimo. Che vuol dire? Non vedi bene? Ma non stanno a sentire tua sorella, lo sai che è fissata. Dice che succede la sera, vede tutto sfocato e poi come delle palline bianche dietro la palpebra. Sì, va bene, ma dai, niente di grave. Perché non vede uno specialista? Ma lo sai com'è fatta? Prima di spendere soldi per un medico, aspetta di essere in pericolo di vita. Vabbè, comunque sempre a parlare male di me, tu. Il fatto che non ci siete mai mi dimentico quanto siete insopportabili. Come stai? I ragazzi hanno bruciato il registro.
e poi li ho sospesi per 3 giorni. Riccardo torna sempre a casa stanco. Roberto ha voluto iniziare a fare arti marziali, speriamo che non mi si rompa niente, mi ci manca il bambino ingessato, guarda. Lasciamo stare, ma raccontami tu un qualcosa. Siete già stati in montagna? No, non ancora. Luigi sta lavorando tutti i fine settimana, non c'è mai tempo. Avessi io questa fortuna. Invece Riccardo me lo trovo tutti sabato e domenica che gira per casa in pigiama. Ma stai bene? Sei sciupata? Sulle guance, poi... Ma gli occhi tutti rossi. No, sto bene, sto bene. Senti, ci penso io al medico per mamma, eh? Non dirle niente. Un giorno basta prendere e ce la porto. Ok. Stop. Motore! Procuratrice Franca Seconda. Azione! Cosa mi deve dire? Ho bisogno di interrogarla, signore. Ancora? Ma sono 20 anni che parlo. No, questa volta non basta. E perché? Che c'è di nuovo? Facciamo il processo. Cosa, scusi? Portiamo Badalamenti in tribunale. Ma non sta in America? Lo riportano in Sicilia? Non credo. Ma di questo non si deve preoccupare. In qualche modo faremo. Il fatto è, signora, lei se la sente di testimoniare in tribunale, davanti a tutti. Stop, finito? Non sarà semplice. Ho il bisogno, ho il dovere di dirglielo. Le aule di giustizia non sono come appaiono nei film, dove la giuria è pronta ad ascoltare, a partecipare, a riflettere. No. In realtà tutto avviene in maniera rapida, cinica. Molti testimoni pensano che possono raccontare la loro storia fin dall'inizio, che possono esprimere le loro emozioni in maniera dettagliata, ma non è così che funziona. Bisogna essere lucidi, forti, pronti. Bisogna rispondere subito e seccamente, soprattutto quando ci troviamo personaggi come a quello là. Quindi, signora, se non se la dovesse sentire, io la capirei benissimo. Stop. Non è finita, perdona. Allora, però, ti stoppo, sai perché? Non sempre. Motore. Anna, prima. Azione. Avanti. Ah. Me lo aspettavo. Allora, guarda, io ammiro il suo gesto, ma questa è un'azienda che sta sul mercato. Non posso dare aumenti a nessuno. Ma io non le sto chiedendo un aumento. Volevo solo un periodo di part-time, se lavora con 5 ragazzi. Mm. Mi faccia vedere la mano. Avanti. Oh. Ricorda, è la prima cosa che le ho chiesto di mostrarmi quando l'ho assunta. E allora la fede non c'era. Si ricorda il consiglio che le diedi? Di non sposarmi. E invece che cosa ha fatto? Si è sposata, dopo nemmeno un anno. Non ho mai lasciato che le mie gravidanze creassero un problema all'azienda. Mi sono innamorata, direttore. Mio marito era un cliente, è qui che mi ha conosciuta. E ha subito fatto un figlio, poi un altro, no? E poi altri 3. Le ho detto che non ho mai lasciato che le mie gravidanze creassero un problema all'azienda. Va direttore, bene. Me lo dai part time o no? È va solo per un periodo temporaneo. Va bene, ma le condizioni le decido io. Le potrà capitare qualsiasi turno e non me ne faccio pentire, va bene? Sì? Che altro c'è? Ho saputo che si è liberato un posto. Un posto? Alle pulizie. Ma lei ha già un posto alle casse. Ma le pulizie si fanno prima dell'apertura, posso venire qui, fare le pulizie e poi prendere il mio posto come tutti gli altri giorni. E come farà? Direttore, la prego, mi aiuti. Mio marito ha perso il lavoro. Stop! Motore! Edo Laura terza!
Azione. Bene. Ma sei stato fortunato. Ma che fortunato? Sono stato bravo. Ormai i mercati del nord sono pieni di speculatori americani. Vengono e comprano tutto un tanto al chilo. E se sapessi quale cascina di campagna trovo col bracciale. Speriamo di venderli. Senti, me la porti domani la nota? Sì, certo, sì, sì. Certo. Che c'è? Che vuoi adesso? Eh? Dai, non fare lo stupido. Lo sapevo che l'altra via è già finita. Lo sapevo. E ci stiamo divertendo. Aspetta. Bella. Bianca. È purissima. Ovviamente un po' più cara. Quanto più cara? Non un po', nulla che una signora come te non si possa permettere. E senti, ti va se li facciamo un po' insieme, magari ne provi un po', no? Che dici? Ti va? Ma sai che non mi ricordo più come abbiamo cominciato. Forse un anno e mezzo fa. Qualcosa in più, forse, sì. Sì, ma non voglio dire questo, non lo so quando è stato. Ma come è successo? Come hai fatto a convincere a provare? Non lo ricordo, non riesco proprio a ricordarlo. Non lo so, è un problema questo, eh? No, non penso. Ah, ok. Ok. Michele Montalbano, seconda. Azione! Comincia tu. Ma non deve essere lei a farmi le domande? In genere sì, ma stavolta vorrei che parlassi tu. Parlami di Ninetta. Comincia da dove vuoi. Ninetta. Ninetta è una bravissima ragazza. Molto legata alla famiglia, specialmente alla madre. Veramente, sembra una d'altri tempi. In che senso? Vede. È la prima della classe, però simpatica a tutti, perché non è una secchiona, anzi aiuta tutti i compagni. E poi è molto bella, anche se lei questo non lo fa notare. Fuori dalla scuola vi frequentate tra i compagni di classe? Sì, facciamo spesso delle feste. E Ninetta come si comporta? Commissario, io ho capito dove vuole arrivare lei. Ninetta non beve, né fuma sigarette, o altro, e ne si apparta. È una ragazza allegra, socievole, sa stare agli scherzi, ma sa anche di tenere a bada chi esagera. Ne sei innamorato, vero? Sì. E lei? No, lei no. Le piace stare con me, mi vuole molto bene, ma non è innamorato. Sai se ha o ha avuto di recente qualche storia? Commissario, ma forse non mi sono spiegato. A Ninetta le altre ragazze la prendono in... Nicla, seconda. Azione! Se mi scopre mia madre mi ammazza. Allora, andiamo al mare. Senti... Non andiamo al mare. Devo andare in palestra... Mio padre vuole che mi alleno. Cioè, quindi tu mi fai rischiare la vita con mia madre e mi fai saltare greco... per andare in palestra. E dai, non sei mai venuta, non mi hai mai visto boxare. No, e sinceramente non ci tengo neanche. Non mi piace vedere due che si prendono a cazzotti, soprattutto se uno dei due è il mio ragazzo. Male agli occhi? No, sono un po' di fastidio. E dai, vieni in palestra a guardarmi. Dopo ti ci porto in mare. Va bene, ok. Partito, ciac, azione. Non ti piace ballare? No. Neanche a me. Di dove sei?
di Mestre. Tu? Io di qui. Ah. Sei anche tu uno di quelli? Quelli che? Sì, insomma... c'è questa mia amica che non fa che parlarmi di... di questi che non sono che una banda pieni di soldi, di macchine. Io non ne so niente. Tu che macchina hai? Vado a piedi. Ma... davvero? Uno di qua che va a piedi. Sai, la mia amica che mi ha portato qua dice che c'era una festa stasera per uno di questi del posto. Uno che non ha neanche 30 anni ed è già miliardario. Lo chiamano il Toso. Sai perché? Il Toso, no? Perché è giovane, anche se è così importante. Tu lo conosci? Mi sa che ho capito chi dici, ma sono tutte balle quelle che si dicono in giro. La gente esagera. Leggi un libro, in discoteca? Sì. Perché in inglese? Beh, leggo perché leggo sempre nei posti che mi annoiano. E in inglese perché faccio la scuola interpreti, è un libro che devo portare all'esame. Robinson Crusoe, l'ho letto da bambino. È la storia di quello che va sull'isola, no? Sì, lo fanno leggere i bambini, ma non è un libro da bambini. Ah no? Perché? No. Perché Robinson, per sopravvivere sull'isola, deve scegliere. Anzi, prima di tutto, deve dividere tutto in due categorie. Quello che gli serve e quello che non gli serve. E alla fine lui decide che per sopravvivere su quell'isola deve scegliere solo quello che gli serve. Senza lasciarsi distrarre dai sentimenti. No, non è una storia da bambini. No. Senti, mi sono stancata, esco. Sono stanco anch'io, ti accompagno. Ok, va bene. Motore, partito, ciak, azione. Chi è? Commissario Montalbano, sono. Venga, si accomodi. Senta, commissario, l'unica stanza in qualche modo abitabile è la cucina. Le dispiace se ci mettiamo qua? Per niente. Stavo bevendo il caffè. Posso offrirle una tazza? Sì, grazie. Dunque, commissario, in poche parole si tratta di una copia conforme al furto subito dai miei amici peritore. Perché anche lei stanotte ha dormito in una scuma casa fuori Varese? Sì, ma... ma? Non si tratta di una casa. E che cos'è? Si tratta di una stanza con un letto matrimoniale e un bagno. Ingresso indipendente. Ha capito? Insomma, un piede a terra nella villa di mio cugino che abita a Milano. Solo che ci viene solo d'estate per una quindicina di giorni. Ho capito. Commissario, io non ero sola. Sono fidanzata, ma il mio fidanzato lavora all'estero e torna in Italia solo per una settimana l'anno. Ma i ladri hanno svaligiato solo la sua camera? Sì. E il resto della villa? Mi è venuto il dubbio e sono andata a guardare. Nella villa non sono entrati. Possiamo dare un'occhiata? Dove? In questa villa di suo cugino? Certamente. Stop. Motore partito, ciak. Arista lo schiavo, prima. Azione. Fallo entrare, Catale, che devi fare? Buonasera, commissario. Sono Marisa lo schiavo. Piacere, Montalbano. Si accomodi. Senta, risparmiamo tempo. Immagino che lei abbia voluto vedermi perché vuole sapere della mia relazione con Guarracci, giusto? Giusto. Allora, guardi, è da 2 mesi che non ci vediamo. Sono stata io a lasciarlo. Perché? Per il motivo più banale del mondo. Aveva promesso che avrebbe lasciato la moglie e saremmo andati a vivere insieme. E invece non l'ha fatto. Capisco. E di conseguenza avrà lasciato anche il signor Di Giovanni. No. Stefano non l'ha lasciato. Ha lasciato la moglie per lei? No. Ma non mi ha mai permesso di farlo. Dopo la scomparsa della moglie, Guarracci ha cercato di mettersi in contatto con lei? No,
ma sono certa che prima o poi lo farà. Ok, stop. Bravo. Bravo. Motore. Partito, ciao. Ok. Azione. Lei è l'unica incensurata del gruppo degli arrestati. Per sapere qualcosa su di lei, abbiamo dovuto ricorrere ai suoi attestati scolastici. Qui c'è tutta la sua vita. Una vita onesta, pulita, senza macchie. Che cosa ci fa una donna come lei assieme alle persone con cui è stata arrestata? Guardi che lui è uno dei più pericolosi criminali d'Italia. Non posso credere che una ragazza come lei sia innamorata di uno come lui. Ci aiuti. Ci dica quello che sa. Lo sa cosa fa per vivere? Spaccia droga. Il solo mese scorso ci sono state 5 morti per overdose nella sola provincia di Venezia. Senza contare gli omicidi, gli stupri. E lei perché lo vuole proteggere? Per cosa? Per i bei vestiti? Per la pelliccia? No. Io non posso dirvi niente, scusatemi, non posso. Lei verrà rilasciata stamattina. Non abbiamo elementi per trattenerla, ma si ricordi, se cambia idea, venga a trovarla. Stop. Motore. Partito. Ciak. Azione. Minchia, vuole da vedere il disegno, cioè vero? Ma io sono un vero geometra. Ancora insisti. Senti, veniamo al dunque. E cosa combinavano Luigi e Marcello? Ma li conosco appena, lo giuro! Sicuro sei? Per favore, posso fare questa telefonata? Glielo chiedo per favore! Ancora ci abbatti la minchia con questa telefonata, ora te la facciamo fare. Però prima noi tre cose vogliamo sapere. Uno, che cosa stava combinando Marcello, due, se si era visto in questi giorni con suo padre, e tre, che cosa ci andava a fare a Corleone. Tu basta che ci dici questo e te ne puoi andare a casa. Figlio mio, tu lo sai di che era fino a Marcello? Gaetano Grado, uno scappato dalla famiglia dei Bottate. Tu lo sai da quanto è andato all'estero? Glielo giuro, io non so niente di queste cose, glielo giuro! Però tu ci andavi con Marcello a ballare da Corleone. Cioè, fa per annuncio nella discoteca. Insieme a te c'erano i fratelli Giammona, quelli che hanno ammazzato a Corleone. E tu? Ma tu che cosa ci fai in mezzo a queste persone? Tu che sei un bravo ragazzo. Non hai visto che fine hanno fatto i tuoi amici? Noi no. Noi siamo buoni. Noi ti vogliamo aiutare. Io queste persone non le conosco. Come glielo devo dire? Non c'entro niente! Stop. Sei impappinato. Vuoi bere un bicchiere d'acqua? Lo so. No, è da là, per là. Per evitiamo, sì. Evitiamo di fare queste cose. Consapevolmente le facciamo, ma vanno bene. Ok? Un po' di voce. Voi non lo sentite? Quindi un po', aumentiamo un po' di voce. Motore partito, ciak! Boris Sara seconda. Azione. Nata in questo ospedale, lo sai? Sarei dovuta rimanere a vivere a Palermo. Ti avrei reso più felice. Ma papà, tu mi hai reso felice.
I gelati sotto casa della nonna, le passeggiate a Monte Pellegrino. E quando mi hai forzato ad andare in bici perché avevo paura? E le domeniche in barca? Eri minuscola. E non stavi fermo un attimo, eh? Senza di te magari non avrei neanche mai scoperto la mia passione. E non avrei conosciuto Lorenzo. Non esagerare, dai. Sono qui per firmare il certificato, non di più. Forse. Però papà, lui è una persona che vorrà ricordare. Okay, ottimo.